Incontriamo il sindaco di Cariati, avvocato Filippo Sero, per parlare, ecco, di questo problema che ormai è arrivato all'inverosimile, il problema dei rifiuti. I rifiuti solidi urbani ormai sono mesi che non vengono raccolti, pare che ci sia stata una soluzione tampone, ma da parte della regione, da parte vostra, ecco, da parte del commissario, da parte vostra avete preso il provvedimento di chiudere le scuole. Molte persone non è stato molto chiaro questo provvedimento. Possiamo chiarirlo in termini molto semplici e brevi e poi cercare di capire anche un'altra cosa che a volte si crea confusione tra la gente. La posizione vostra riguardo quella che è la discarica di Scalaceli, qual è, ecco, ripetiamo, qual è la posizione del sindaco di Cariati riguardo questa discarica? Sì, allora, partiamo quindi dall'ultima domanda. Ma la posizione del sindaco e dell'amministrazione comunale di Scalaceli, di Cariati, con riguardo alla discarica di Scalaceli, credo che sia chiarissima, per la verità è stata esplicitata in diverse manifestazioni pubbliche. Io ho partecipato a anche diversi incontri, anche recentissimi, dove ho ribadito la posizione di assoluta contrarietà alla prima realizzazione, ma ormai purtroppo la discarica è stata realizzata, ma anche all'apertura della discarica di Scalaceli, quindi con piena coerenza. Peraltro non sono isolato in questa mia posizione, perché tutti i sindaci del territorio che notoriamente hanno esercitato su questo tema un forte e coerente impegno, no, sono rimasti appunto in una posizione di contrarietà. Si parla spesso di giochi di pressione che si stanno facendo per portare a quella che poi sarebbe l'apertura. Sono stato il primo a denunciare una ambiguità, diciamo, anche in questa ultima crisi del sistema dei rifiuti, soprattutto sul nostro territorio. Io ho una mia impressione che non sia una crisi casuale. Dove poi in questa fase anche lo abbiamo detto a più riprese, per la verità, cioè, non sono stato neanche l'unico a sostenere questa. Quindi se qualcuno in questa fase, la chiusura delle scuole, questa vostra ordinanza viene intesa come una pressione per accelerare i tempi di apertura di questa discarica. No, allora l'ordinanza letta in questi termini evidentemente viene letta con una enorme dose di malafede. Chiunque legga l'ordinanza del sindaco di Cariati e del sindaco di Crosia, peraltro, perché non sono stato l'unico ad adottare questa ordinanza, e lo legga in questi termini, esprime, diciamo, in maniera diretta e palese la propria malafede. Non è così, assolutamente. Io ho assunto l'ordinanza insieme, ripeto, al sindaco di Crosia, per quello che mi riguarda, sulla scorta di una relazione tecnica che avevo ricevuto il giorno prima, che mi informava che sul nostro territorio comunale giacevano 450 tonnellate di rifiuti non raccolti, con una particolare situazione anche naturalmente di fronte di punti critici. Tra questi punti critici ovviamente vi erano le scuole. Io non ho fatto altro che emettere un'ordinanza, anche alla luce dell'ordinanza emessa dal commissario, dell'ultima ordinanza emessa dal commissario per l'emergenza rifiuti, che ci consente fino al 31 gennaio di conferire presso l'impianto di Bucita soltanto 25 tonnellate al giorno, tenendo conto che noi ne produciamo da 10 a 13 tonnellate al giorno, almeno per quello che mi riferisce l'ufficio tecnico. È evidente che smaltendo soltanto 12-13 tonnellate al giorno della giacenza, il problema non si risolverà. Per cui, dovendo, eventualmente si potrebbe si alleggerirà, ma anche già basta farsi un giro per le nostre strade e
si avrà conferma che il problema certamente è la gravità, ecco, del rischio in questi giorni si è alleggerito, e proprio prevedendo almeno 3 o 4 giorni, diciamo, di permanere di un forte rischio per l'igiene e la salute pubblica, ho inteso chiudere le scuole, ripeto, dopo peraltro essermi anche sentito e dopo aver concordato di fronte a situazioni del tutto similari e sovrapponibili, aver concordato con altri sindaci, ho deciso questo intervento che vuole essere anche, io lo dico chiaramente, vuole essere anche sì un intervento di pressione, ma non per l'apertura della discarica di Scala Coeli, vuole essere un intervento di pressione per trovare finalmente delle risoluzioni concrete e definitive al problema. Ma non pensate che una soluzione sia portata di mano, volendo come soluzione quella della raccolta differenziata, perché una volta che parte questo tipo di raccolta si risolvono tanti problemi. Indubbiamente, però ci si deve anche rendere conto che in questa situazione la raccolta differenziata diventa assolutamente impossibile da portare, proprio perché non vi è un piano dei rifiuti e quindi non vi può essere un sistema efficace di raccolta differenziata. Noi non possiamo pensare di fare la raccolta differenziata e poi rimischiare tutto quanto, insomma, se vogliamo essere, anche perché non avremmo quei benefici né di natura economica né di natura, diciamo, di tutela dell'ambiente. Quindi ci si deve mettere in testa. Non sarebbe comunque il caso che la macchina comunale, diciamo, si organizzasse, chiaro, per uno strumento del genere, essere pronti quando sarà possibile? Da qui a qualche giorno io avrò, diciamo, un piano di gestione dei rifiuti che include, da parte dell'ufficio, che include naturalmente come elemento principale proprio l'organizzazione della raccolta differenziata. Ma sia chiaro che è necessario dotare questa regione di un piano dei rifiuti, che è necessario superare, ma realisticamente, la gestione commissariale, cioè la gestione commissariale, o meglio l'emergenza, ecco, superare la gestione commissariale come superamento dell'emergenza. È inutile mandare a casa il commissario, no? Nel momento in cui poi l'emergenza dovesse rimanere comunque così affidata a se stessa. Ancora sindaco, per quanto riguarda il ricorso fatto al TAR dalle forze di minoranza, sì, per quanto riguardava, sì, le questioni di salvaguardia di equilibrio di bilancio, abbiamo, sì, saputo che questo ricorso in pratica è stato rigettato. Sì, per voi, sì, questa certamente è una bella notizia, che non avete... Sicuramente è una bella notizia, ma credo che sia una bella notizia per i cariatesi, non semplicemente per l'amministrazione comunale o personalmente per il sindaco. Peraltro la motivazione è così significativa e pregnante, con la quale il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva, da essere sostanzialmente una anticipazione della sentenza. Insomma, ecco, il TAR ha specificato che i consiglieri di minoranza sono stati messi nelle condizioni di poter partecipare al Consiglio Comunale, e il fatto che non abbiano partecipato è dovuto soltanto ad una loro scelta. Io non voglio dilungarmi sul merito della questione, eventualmente però sono anche disponibile a farlo se qualcuno lo volesse, voglio dire, anche in altra sede. Voglio soltanto far riflettere su questa circostanza, probabilmente anche gli elettori che hanno voluto affidare, ecco, il loro voto ai consiglieri di minoranza, ritengo che non siano sintonizzati su questa linea. Cioè, la democrazia è partecipazione, la democrazia non è contrapposizione muro contro muro. Io credo che sia venuto il momento di avviare una riflessione a 360 gradi, cioè è il bene della nostra comunità quello di continuare, diciamo, a
così, a rivolgersi ad ogni autorità giudiziaria o meno, paventando chissà quali illegalità diffuse nel comune di Cariati, oppure il bene della comunità sta nel confrontarsi serenamente, partecipare a dei percorsi decisionali con il ruolo che naturalmente ciascuno di noi deve svolgere, che può essere quello di maggioranza o di minoranza, ma poi cercare appunto di fare sintesi nell'interesse del paese e dei nostri concittadini. Mi viene in mente quella che è stata un'intervista che abbiamo fatto assieme anche ai rappresentanti della minoranza all'indomani della sua rielezione di un paio d'anni fa, dove in pratica emergeva una sorta di volontà a collaborare. Ma purtroppo quella volontà è rimasta, diciamo così. In realtà poi questo non c'è stato, e noi riteniamo come cittadini che in un momento, che in un momento difficile come questo forse ci vorrebbe un po' più di politica, più partecipata, se vogliamo. Ma io ritengo che in un momento di fortissima crisi come quella che noi attraversiamo, che indubbiamente è dovuta, sto parlando della situazione strettamente locale, indubbiamente è dovuta anche a a un'azione politico-amministrativa che negli anni, nei decenni, per essere molto chiari, ma credo che questa sia una verità conosciuta da tutti, non sempre è stata all'altezza della situazione. Ma dobbiamo anche prendere atto che c'è una crisi generale che si ribalta fatalmente sulle amministrazioni comunali, sugli enti locali e poi sulle famiglie, che è una crisi epocale, una crisi senza precedenti. In un momento come questo io credo che ci sia proprio il dovere di confrontarsi serenamente, cercando delle soluzioni che vadano al di là del gioco delle parti. Se continuiamo a esercitarsi in questo gioco sterile, no, del muro contro muro, probabilmente non saremo in grado di superare adeguatamente questa crisi. Al contrario, io penso che la crisi sia superabile e c'è necessità della partecipazione di tutti, dell'intelligenza di tutti, di mettere in campo appunto le capacità di tutti. Bene Sindaco, noi la ringraziamo per la disponibilità e su questi argomenti pensiamo proprio di interpellare anche le forze di minoranza per sentire, per dare ai cittadini l'idea di quello che pensano tutti i rappresentanti di maggioranza e di minoranza. Bene, non farete soltanto il vostro dovere di informatori.